Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati a giocare a Pro Cycling Manager. La scorsa puntata siamo andati a finire il Giro di Sicilia, finito in bellezza perché abbiamo chiuso con una top 10 tra i professionisti. Ma ora torniamo a correre le classiche Under 23. Si inizia subito, come vi avevo anticipato nelle scorse puntate, con il Gran Premio Liberazione. Come vediamo qua dall'altimetria, è una corsa praticamente piatta di 130 km, davvero penso che sia in realtà qualcosa in più, e molto probabilmente o ci faranno tirare o ci fanno andare in fuga, ma non ci resta che correre e cercare di cogliere il miglior risultato. Gran Premio Liberazione, che è una di quelle classiche che si corre da tanti anni. Come vi avevo anticipato nel giro del Belvedere, normalmente chi vince una di queste gare passa però dopo. Se andiamo a vedere poi l'albo d'oro sia del Belvedere, che avevo già fatto vedere la scorsa volta, che è una gara dura dove chi vince è un corridore di un certo livello, come è stato per lo scorso anno Agnes, l'anno prima era stato Grégoire, ma anche se andiamo a vedere le gare che andiamo a vedere oggi, come il Gran Premio Liberazione, l'anno scorso vincere è stato Alessandro Romele, ma se andiamo ancora più indietro nel tempo, nel 2021 a vincere è stato Michele Gazzoli, che adesso lo vediamo correre con il team Colpack. Intanto qua ci dicono che dobbiamo andare in fuga, quindi andiamo in fuga. Partiamo subito visto che siamo davanti e approfittiamo di questa cosa. Vediamo se qualcuno mi sta seguendo, sì. E dopo torniamo al nostro discorso di queste classiche under. Intanto mettiamoci qua, mettiamoci a tirare perché ho paura che c'è. Vediamo se questi due mi danno una mano. Abeia e... ok, dai, secondo me potrebbe essere un bel gruppetto. Potremmo tirare fuori un bel gruppetto, dai. Abbiamo pochi secondi, però troppo pochi. Riattacchiamo, dai. Riproviamoci. Dai, Unni, dammi una mano, almeno te. Mettiamoci a tirare a manetta. Dai che tiriamo fuori la fuga della giornata. Ok, in teoria il gruppo c'ha 40 secondi, quindi dovrebbe essere buona. Speriamo che questo Unni della IF ci dia una mano. Lo vediamo, lui è bello tranquillo, io sto barcollando, quindi... proviamo a metterci a ruota, vediamo se tira. No, vabbè, mettiamoci qua e speriamo di farla continuare. Ok, dai, siamo un bel gruppetto, però abbiamo 30 secondi dal gruppo e nessuno vuole tirare. Tanto passiamo nel circuito sotto la linea d'arrivo. Circuito per velocisti, come vi anticipavo. Peccato che il gioco non raffigura quello che è la realtà, perché non si... dal vivo si passa vicino al Colosseo, invece qua no, ma comunque la gara Under 23 non hanno investito molto, diciamo, sulla grafica. Allora, stiamo recuperando. Capiamo se rientrare in questa fuga o aspettare un attimo. Secondo me, vedo questo lotto Destiny. E proviamoci perché stanno guadagnando troppo. Stanno guadagnando troppo e siccome questi vanno... no, ho paura che questi l'1X... vediamo se mi seguono. Luca Roba è già il terzo scatto che faccio, quindi... dai, speriamo bene. Ho tirato fuori un gruppetto di 7 e sicuramente c'è qualcuno di più forte di me. Anche se sto tirando sempre io, sta cosa non va affatto bene. Mettiamoci a ruota, dai che forse abbiamo tirato fuori il gruppo, un bel gruppetto. Mettiamoci a tirare, inquadratura dell'elicottero, no, niente, non è andata la fuga. Proviamo a seguire sempre il corridore delle F, comunque seguendo si fa un po' meno fatica. No, è già morto. Troppe volte ha provato. Vabbè, intanto chiudiamo su questi davanti. Cioè, se dobbiamo far fatica, facciamola per qualcosa. Niente, io ho paura che la fuga va via adesso.
No, non bene. Vabbè, seguiamo Qualone. No, che il gruppo sta chiudendo. Ok, no, non va la fuga. Tanto rimaniamo qua che ha i battiti leggermente alti, quindi speriamo che riprendano questi e di ripartire poi in contropiede. Esatto. Andiamo qua, Agostinacchio, sembra che sta per partire. No? Mettiamoci dietro a Greeneye. Siamo sempre gli stessi che provano la fuga. Siamo sempre gli stessi, vediamo se è il momento giusto. Dai, dai. Sembra buono, sembra buono. Vedo che i compagni di squadra hanno tutti i battiti belli alti, quindi vuol dire che il gruppo sta andando a fuoco. Quindi molto probabilmente non riusciamo ad andare in fuga. Vabbè, rimaniamo qua a ruota e capiamo che fare. Rimettiamoci. Seguiamo sempre questi. Intanto una G2R e un sempre la squadra francese dovrebbe essere la Vendée. Dai, a tutta fratello, dai che ci siamo, dai che la fuga va. No, perché i battiti sono sempre alti del gruppo, quindi proviamoci comunque. Rientriamo almeno a ruota dei due, però abbiamo solo 8 secondi del gruppo e niente. Tentativo ripreso un'altra volta. Niente, non ci resta che metterci qua ed aspettare un attimo perché abbiamo fatto troppa fatica fino ad ora e abbiamo perso la fuga giusta. Abbiamo perso la fuga perché i tre hanno un minuto di vantaggio davanti. Questa cosa non va bene perché perdiamo i punti. Perdiamo tanti punti preziosi. Proviamo a andare in solitaria. L'unica cosa da fare è questa. Proviamo ad andare in solitaria, vediamo se qualcuno ci segue il gruppo, ci lascia andare. Soprattutto. No, ma non la vedo buona. Non la vedo bene. Proviamoci, dai. No, il gruppo sta chiudendo. Il gruppo sta chiudendo e niente, sono troppo casa Roma. Vediamo, no. Niente, ci abbiamo provato per l'ennesima volta. Teniamo le energie. Magari verso fine gara ci riproviamo un'altra volta. Sai che magari non tiriamo fuori il tentativo. Attenzione, abbiamo però D'Ameto e Arrughetti che ci potrebbero aiutare, quindi dai. Intanto D'Ameto ci protegge bene, bene così. Magari riusciamo a tirar fuori un gruppetto verso la fine, non ce la giochiamo non in volata. Tanto recuperiamo il più possibile, ovviamente simuliamo. Mancano 60 km all'arrivo e intanto che aspettiamo i fuggitivi, vi stavo raccontando dell'Albo d'Oro, quindi Gran Premio Liberazione, una delle gare più importanti degli Under 23 in Italia, una delle gare piatte, non come quelle che vi avevo già accennato nel video del Giro del Belvedere, che se non l'avete visto ve lo lascio qui in alto alla vostra destra. Anche qua comunque abbiamo un bel Albo d'Oro. Prima di Gazzoli nel 2021, nel 2018 a vincere è stato Alessandro Fedeli, passato anche lui pro. Troviamo Vincenzo Albanese nel 2016, troviamo Matteo Trentin nel 2011. Mi sembra ieri quella volta che vinse Trentin, invece sono già passati 13 anni. 2010, prima i Trentin, a vincere è stato Jan Tratnik, altro motore assurdo folle, che in queste ultime gare sta andando molto forte per il team Visma. Nell'anno prima, quindi nel 2009, a vincere è stato Sascha Modolo, 2007 Manuele Boaro, mi stavo confondendo con Mattia, ma non so dove l'ho tirato fuori. Nel 2006 a vincere è stato Matthew Goss, anche lui un pro di tutto rispetto e quindi un bel Albo d'Oro.
Difatti, le gare che troviamo poi sul Pro Cycling Manager non sono il circuito sotto caso, ma sono tutte gare internazionali di un certo livello, gare importanti. Intanto il gruppo si è messo a menare, mancano 3 giri circa all'arrivo. Vediamo, questa è la mappa, siamo in zona arrivo, vediamo, no, strategia di gara, 11 km, ho fatto per ora in fuga. Niente, per ora il gruppo sta andando troppo forte, proviamo ad andare via adesso? Ci proviamo? Proviamoci! Dai che andiamo! Il gruppo ha appena chiuso sui fuggitivi, ci provo io da solo, ma no, stanno già chiudendo, stanno già chiudendo. È abbastanza folle come cosa. Sì, però poteste farmi andare via, dai. Vabbè, mettiamolo così, vediamo. Vediamo se guadagniamo qualcosina, ma hanno praticamente già chiuso. 5 secondi, 7 secondi, 8 secondi, 4 secondi. Chiuso, niente. Stiamo a ruota e niente. Ci abbiamo provato, non abbiamo scelto il momento giusto per andare in fuga e sta cosa ci ha fatto perdere tanto. Però dai. Vediamo, magari riusciamo a piazzarsi in volata, eh. Mai dire mai, comunque una gara under 23, non è una gara con i pro, quindi il livello è differente. Il livello è differente, intanto non sono l'unico che ha pensato di andare in fuga perché anche altri qua ci stanno provando. E spoiler, la prossima gara che andiamo a fare in questa puntata è finalmente la Liege Under, quindi una gara che si addice a noi. Adesso non ricordo il calendario, dovrebbero essere anche poche gare prima di iniziare il Giro d'Italia Under. Gara molto interessante. Tanto il gruppo, metto un attimo in pausa, si è rotto. Siamo in 26 davanti a 30 secondi da un altro gruppetto, ma siamo molto vicini. Rimaniamo qua, cerchiamo di non perdere posizioni. Tanto vediamo la lineetta rossa qua. La rossa e la gialla, tanto il gruppo ha chiuso, ovviamente. La gialla abbiamo sprecato troppo oggi e non abbiamo tantissime energie per fare una volata. Proviamo a metterci in questa zona, dietro il team Colpack. Vediamo chi sono i corridori da tenere d'occhio, anzi, facciamo così. Mantiene la posizione 99, quindi è a tutta. Tanto il gruppo è sicuro allungato? Sì, dai, un gruppo allungatissimo, attenzione. C'è il team Israel e il team Kolpak davanti. A seguire tutte le altre, quindi EF Intermarché e Sudal. Mancano 10 km all'arrivo. Tutti i velocisti sono schierati davanti assieme ai loro treni. Team Kolpak e Team Israel a farle da padrone. Tanto Vervene della Lotto sta provando ad andarsene, a seguire anche un DSM Van Meekeren. Ci provano, ma la fuga non va. Tanto adesso prendiamo la rotta di Persico, che secondo me è l'uomo che farà la volata della Kolpak. Mettiamoci qua. E niente. No, no, dai, non possono andare via questi. Cioè, dai, va ben tutto. Rimaniamo qua, anche se non siamo i velocisti, non importa. Se siamo nella ruota giusta, come dal vero, anche se non facciamo la volata, ci piazziamo bene. Mettiamoci dietro, brutto messo. Che l'hanno fatto enorme. Ok, allora adesso è ora di prendere il gellino, mi sa. Meno 200, gellino. Attenzione, siamo dietro la ruota giusta, siamo dietro la ruota giusta, ci possiamo piazzare addirittura nei 5. Siamo davanti. Pazzesco. Pazzesco. Bellissima top 5, quinta posizione dopo tutti gli scatti che abbiamo fatto. A vincere alla fine è stato Persico, quindi la ruota prima l'abbiamo indovinata. Non abbiamo avuto lo spunto veloce dei velocisti, ovviamente, ma ci abbiamo provato. Ottima top 5 in un circuito che non era adatto a noi.
Quanti punti ci danno? 18, pochi. Troppo pochi, ma obiettivo arrivare a livello 5. Ultimamente ci stiamo anche allenando praticamente solo per la volata. Come vi accennavo nella scorsa puntata, bisogna migliorare. Bisogna migliorare, se no le gare non si vincono. E non abbiamo tante alternative. Intanto, parlando di attualità, il video uscirà tra poco da quando registro. Questa volta, finalmente, si sta svolgendo l'UAE Tour. Stanno uscendo le puntate della Drift Academy, altro argomento molto interessante. Anche qua si potrebbe fare un episodio a parte. E andiamo a parlare velocemente dell'UAE. Allora, oggi sto registrando e siamo giovedì. Si sono corse appena 4 tappe, quindi 2 tappe di volata vinte da Team Merlier davanti a Declane, tutte e 2 le tappe. Merlier, velocista molto forte, che nelle prime gare di stagione va molto forte, nelle scorse stagioni si è fatto vedere. Allora, intanto è finito aprile, ci hanno dato 55 punti. Nelle scorse stagioni si è fatto molto vedere, come in quest'anno le prime gare di stagione, quindi l'UE Tour normalmente poi andava al giro, e anche al giro normalmente qualcosina lo vinceva. Contratto aggiornato situazione. Allora, ci dicono, cosa molto importante, prima di tornare a parlare di Merlier, contratto. Quindi ci dicono, aggiornato la tua situazione, bisogna mettere un punto di interesse su qualche squadra. Quindi intanto troviamo qualche squadra Continental, almeno. La Van Riesel Roubaix. Maglia porno, e maglia 2024 ancora più porno di questa. E le altre squadre sono praticamente tutte squadre. Beh, intanto mettiamo l'interesse su chi è più interessato di me. Allora, no, ok, e ritorniamo sulle squadre più interessate a me. No, ho risbagliato a schiacciare. Il Beat Cycling, l'ex Androni, Colpack. Allora, noi speriamo di... Allora, la seconda stagione, l'obiettivo è andare almeno in una Continental Pro per fare un altro tipo di calendario. Vabbè, intanto mettiamo la Colpack l'interesse. Accettiamo quello che ci dice la gente e andiamo avanti. E vediamo dopo queste gare, tipo se vinciamo già la Liegi, può essere che una squadra Continental Pro ci contatti. Liegi inizia ad essere una gara più interessante, perché siamo a 180 km, gara vallonata, la conosciamo tutti, penso, la Liegi Baston Liegi, a correre soprattutto anche qua tutte le squadre Under 23. Nella scorsa stagione a vincere è stato un italiano, perché a vincere è stato Francesco Busatto dell'Intermarché, passato poi quest'anno nel 2024 alla squadra World Tour sempre dell'Intermarché. E altra cosa da sottolineare, l'anno scorso è stato il terzo posto sempre dell'italiano Davide De Pretto, che correva l'anno scorso per il team Zalf e quest'anno corre con il team Jayco Lula, e si è già fatto vedere nelle prime gare di stagione. Ovviamente anche in questo caso, se andiamo a vedere l'albo d'oro della Liegi, c'è un palmarès di tutto rispetto, perché chi l'ha vinta è praticamente poi passato pro con una squadra importante, come vi accennavo prima, al Belvedere anche, ma non proprio, ma come anche a una classica come il Piva o il Belvedere che avevamo visto nella scorsa puntata. Difatti già nel 2022 a vincere è stato Romain Grégoire. Nel 2023 poi è passato anche lui alla squadra World Tour della Française des Jeux, in questo caso è arrivato terzo alla sua prima stagione alla Strade Bianche, e se non ricordo male, ok, libero battitore, in fuga non ci andrò mai perché mi voglio piazzare, e se non ricordo male dovrebbe aver vinto, si è piazzato molto bene ad una tappa del Tour. Intanto andiamo davanti,
L'anno prima, che è stato il 2021, a vincere è stato Leo Eiter, fratello di Ethan Eiter. Anche lui poi è passato al Team Ineos. L'unica cosa, non si è ancora fatto vedere come il fratello, ma anche lui se ne parla molto bene. Gli anni prima, 2020, la corsa non si è fatta. 2019 a vincere è stato Kevin Vervaeke. 2018 a vincere è stato Almeida davanti a Bajoli. 2017 Lambrecht davanti a Knox. 2016 a vincere è stato Guillaume Martin davanti a Silvio Herkloz. Silvio Herkloz è un corridore che, se non ricordo male, dovrebbe essere della stessa annata di Moric, e ho un ricordo che sembrava un fenomeno quel corridore. E l'unica roba poi negli anni si è perso, sembrava tipo un Remco Evenepoel di adesso. L'unica cosa che al tempo non passavano subito pro, e quindi il discorso è leggermente diverso. Però mi ha sbloccato un ricordo, era un corridore molto interessante, non so neanche che fine abbia fatto. So che correva con una Continental austriaca o tedesca qualche anno fa e poi è sparito, peccato. 2014 a vincere è stato Turgi davanti a Dylan Teuns. 2013 e 2012 a vincere è stato Valgren. E negli anni precedenti, mi stavo guardando adesso ovviamente l'Albo d'Oro, non posso ricordarmeli tutti, altri corridori molto interessanti tipo Greg Abole, Jan Baklans, Rasmussen, eccetera eccetera. Quindi gara ovviamente di tutto rispetto. Intanto torniamo a noi, perché davanti sono in 10 in fuga. Noi oggi abbiamo tutta la squadra a disposizione, però ci sono dei team come Visma, come Lotto, che possono anche loro tirare, quindi se il vantaggio non aumenta direi che possiamo far fare tutto a loro, secondo me anche senza particolari problemi. Il circuito è molto vallonato, potremmo provare sull'ultima cotta, secondo me, andare via, rimanere là, non farci vedere troppo e alla fine partire, perché purtroppo non siamo veloci e dobbiamo riuscire a staccare tutti di ruota prima della volata. Intanto mettiamolo a tipo 50, così si riposa in questo tratto. Vi accennavo prima al discorso della Zwift Academy. Zwift Academy che negli ultimi anni ha sfornato diversi talenti. Per chi non lo sapesse, la Zwift Academy si struttura così: ti danno degli allenamenti da fare su Zwift, ci sono dietro dei selezionatori che vanno a vedere gli allenamenti che sono stati fatti dalle persone che l'hanno fatto, e da là selezionano poi tre finalisti. Questi tre finalisti si giocano un contratto con il team Alpecin. Il team Alpecin, perché ovviamente loro sono sponsorizzati da Zwift, quindi per questo, e ha sfornato dei talenti tipo Jay Vine, che attualmente corre con il team UAE dalla scorsa stagione, ha corso 2 anni con l'Alpecin dopo che ha vinto la Zwift Academy, e gran motore lui. L'anno scorso a vincere è stato un italiano, è Luca Vergallito, lo abbiamo già menzionato nelle scorse puntate perché lo vedevamo virtualmente nel gioco, il bandito cosiddetto. Anche lui gran motore, ha fatto l'anno scorso la prima stagione con la squadra development dell'Alpecin, perché dall'anno scorso li non passavano direttamente nella World Tour, ma li facevano fare un po' di esperienza con la development, se poi meritavano, come è stato per Vergallito, passano al Team World Tour. Squadra development dell'Alpecin, comunque anche quella squadra di tutto rispetto, perché ci corre gente come David Van Der Poel, ci corre gente come tutti i crossisti
dell'Alpecin e tutte le varie squadrette che hanno. Intanto mettiamo tutti davanti perché si è rotto il gruppo e li ho trovati tutti staccati. Questa cosa non va molto bene. E quindi così, ovviamente il calendario che fai sono gare di secondo livello, ma non solo, perché comunque l'anno scorso il bandito ha fatto delle gare anche interessanti, tipo il Giro di Norvegia, ha corso delle gare con delle Continental Pro, quindi comunque se l'Alpecin, che secondo me, anche se la Development è uno squadrone. E quindi da questi tre finalisti poi diventa bella anche da vedere, perché in questo caso quest'anno e anche lo scorso anno si possono vedere le prove nel canale YouTube di Eurosport, lo scorso anno forse anche nel canale YouTube di GCN, quello global, e si vede proprio come fanno la selezione, molto carino perché si vedono tutte le prove, si vedono i corridori selezionati, parlano un po' delle loro storie, da dove arrivano e tutto, e se non l'avete mai visto vi consiglio di andare a guardarla. Perché anche quest'anno, è da pochi giorni che è uscita fuori la prima puntata, c'è un altro italiano che è Mattia Gaffuri. Anche lui motore assurdo, amico di Vergallito. Assieme conducono un podcast che si chiama Ciclismo Competente, che se non lo seguite, vi piace un po' l'allenamento, vi piace un po' il ciclismo, vi consiglio di andare ad acquistare perché vi dicono tanti spunti interessanti, soprattutto nell'allenamento e tutto quello che ci sta dietro. E quindi speriamo che anche quest'anno la Zwift Academy faccia vincere un italiano, e quindi Mattia Gaffuri. Tanto sono concentrato, scusate un attimo, a tenerle posizione prima che inizi la discesa. Intanto mancano 67 km e i fuggitivi hanno 2 minuti e 50 di vantaggio. Un esempio, nel loro podcast ho imparato ad allenarmi mangiando tanto, cosa che una volta ai miei tempi, quando correvo pochi anni fa in realtà, era, ti diceva praticamente il contrario, quindi di mangiare poco, di che devi pesare poco, e cosa folle in realtà se ci penso, perché questo ultimo anno ho provato a mangiare tanto, almeno durante gli allenamenti, e seppur mi alleno poco, seppur non ho obiettivi, seppur non faccio gare, ti cambia da così a così. Tipo in questo caso ho solo un gelino da mangiare, non va bene, nel gioco parlo. E uno dei trucchi che hanno accennato nel loro podcast è quello di allenarsi con 100-200 grammi di zucchero nella borraccia, e tanta tanta roba da portarsi dietro per girare a tot grammi di carbo ora. Ma ora concentriamoci sulla gara. Se volete andare ad ascoltare il podcast, vi consiglio di andare su Spotify e ascoltarlo, perché è molto interessante. Ma ora non perdiamoci in chiacchiere, perché siamo arrivati nel momento clou della Liegi-Bastogne-Liegi. Eccoci nella discesa, poi ci mancano praticamente 5 salitelle. E due belle interessanti. Potrebbe essere il momento di spremere i nostri compagni. Sì, dai, mettiamoli in testa a tirare 85. Perché tanto se no si staccano. Non ricordo chi sono. Gelimberti, secondo me è meglio che mi protegga. Anche se a meno 2. Dai, Gelimberti, proteggimi. Olosi, tira. È arrivato il momento di fare noi la corsa. Giochiamo in attacco e non capisco chi siano questi francesi che tirano sempre anche al Gran Premio Liberazione, ma a noi non interessa.
tra poco inizia una salita e bisogna essere tra i più forti e soprattutto bisogna andare a riprendere la fuga, perché se non si riprende la fuga arrivano i fuggitivi davanti. Quindi quello potrebbe essere un gran problema. Attenzione, addirittura la salita è su una strada stretta. Quindi per fortuna l'abbiamo presa davanti, se no potevamo trovarci intruppati dietro. Altra cosa, Dario Igor Belletta. E qua vediamo nel team Jumbo, c'è una bella intervista che gli è stata fatta nel podcast che vi accennavo prima, che racconta come correre nella development della Jumbo Visma, attualmente Visma Liz. E anche quella è un episodio molto interessante, perché racconta che è andato il team development, è andato comunque in ritiro con il team principale, e Van Aert durante il periodo di stage mangia tantissimo, butta dentro una quantità industriale di cibo, e giustamente perché in quei ritiri si fanno 30-40 ore settimanali di allenamento, quindi bisogna poi reintegrare. Meno 30 intanto la conclusione, e i fuggitivi hanno ancora 1 minuto e 20 di vantaggio. Non benissimo, intanto Jaden Berti, che è il mio uomo che mi deve proteggere, sta facendo un bel po' di fatica. L'unica cosa che mi rincuora è che il mio personaggio sta andando molto bene. Crova sulla sinistra, c'è un bel gruppetto che vuole andarsene via, però fortunatamente è tutto ok. Intanto 8 corridori davanti, scusate, a 1 minuto e 15. Nella prossima salita spero che il gap si ridurrà, perché è una di quelle, secondo me qua potrebbe addirittura andare via la fuga, quindi stiamo attenti, spero che i miei corridori riescano a chiudere. Ecco un altro esempio che vi dicevo prima, corridore della Alpecin Development, Verstring, non vorrei dire una cagata, ma dovrebbe aver vinto l'europeo di ciclocross Under 23 la scorsa stagione, e uno tra i più forti anche nel panorama attualmente. Intanto non sta, no, stiamo attenti perché stanno andando forte. Tanto, esatto, li abbiamo quasi ripresi i fuggitivi. Davanti siamo rimasti in 39, ma penso che mezzi sono KO. E seguiamo Belletta, secondo me, perché potrebbe essere uno dei più forti. Intanto ha attaccato le CERF. Siamo anche vicini a Busato, che l'ha vinta realmente. Stiamo qua per adesso, spiana e si sta un attimo a rientrare. Questi sono i momenti calienti della gara. Intanto hanno ancora 40 secondi davanti. Attenzione, sono in tre, ma contando che sono in fuga da tutta la giornata, spero anche che si riprendano facilmente. Ancora due cotte. No, siamo troppo dietro, attacchiamo. No, seguiamo qualcuno. Mettiamoci qua. E questo è un momento per attaccare. Questo è il momento perfetto per attaccare. No, però non va bene così. Mettiamoci qua dietro. Ibi. No, sì, siamo perfetti così. No, è finito. Allora, mettiamo un attimo in pausa. Seguiamo qua perché è morto il personaggio. Quindi se riusciamo a rientrare a ruota, bene, se no esplode. E lo possiamo buttare direttamente nell'umido. Mettiamoci in terza ruota. Cerchiamo di recuperare il più possibile. Ok, siamo rientrati e siamo in 6 davanti.
Ultimo strappetto adesso. Allora, questo è lo strappo. Proviamo ad andare. Vediamo cosa succede. Si è creato un piccolo gap. Proviamoci. No, no, ci abbiamo provato, ce l'abbiamo messa tutta. E niente, li abbiamo tutti a ruota. Proviamo ad insistere. No, meglio che non insistiamo. Siamo rimasti in 5. Si chiamano Van der Mullen. Di solito si chiamano Van, sono tutti forti. E mancano 3 km all'arrivo. Ma secondo me sono tutti veloci. No, non mi fanno vedere quanto veloci sono. Ma sicuro l'8 è veloce perché l'hanno fatto enorme. Quindi dai. Allora, 1,8 km. Allora, prendiamo il gellino. Rimaniamo qua, proviamo ad uscire. No, no, niente, siamo troppo lenti. Speriamo di arrivare quarti. Tanto vincere, grat. No, quinti un'altra volta e non bene. Ci abbiamo provato anche stavolta, ce l'abbiamo messa tutta. Abbiamo fatto un bellissimo attacco nell'ultima cotta, che purtroppo non ci ha permesso di fare la differenza anche questa volta. Purtroppo niente, purtroppo siamo troppo lenti, siamo arrivati in realtà in cima, seppur abbiamo fatto lo scatto abbastanza freschi. Tanto rivediamo la volata. L'unica era provare ad anticiparla, ma neanche, perché ci avrebbero saremo comunque impiantati. E niente, ci abbiamo provato. Siamo tra i più forti al mondo. Speriamo adesso di passare al livello 5, no, neanche. Niente. Non siamo ancora passati al livello 5, cioè no. Anzi, aspettiamo un attimo, la prossima gara, non ricordo qual è, dovrebbe essere un piattume. Adesso vediamo qual è. Ah no, comunque una gara interessante in Norvegia. Vabbè, proviamo a farla, vediamo cosa dobbiamo fare. Percorso simile a quello delle liegi, però è un arrivo interessante quello in discesa, perché anche se non si è veloci, la cosa interessante dell'arrivo in discesa è che se si fa lo scatto in cima, poi prendiamo velocità in discesa e si fa fatica a essere passati. Quindi potrebbe essere la nostra gara, dai, speriamo. Intanto la condizione sta migliorando in vista del Giro d'Italia Under. Peccato che alla Liegi è andata male. Peccato, perché secondo me era una gara perfetta. Ma proviamo a rifarci. Essendo dei corridori da corsa tappe, il nostro obiettivo è quindi il Giro d'Italia. Intanto ci dicono di arrivare nei 30. Ci prendiamo Gelimberti che ci protegge per tutta la gara, almeno per tutta la prima parte, dove è meglio non prendere aria e cercare di arrivare alla fine più freschi possibili. Tanto non è più una gara Under 23 questa, ma una gara 1 punto pro, quindi ci sono anche squadre Continental e Continental Pro, le World Tour che vediamo, tipo la Jumbo, tipo l'Intermarché, sono sempre le squadre development. Rispetto alle gare under, ci sono corridori con più di 23 anni in questo caso, anche nel gioco. Intanto a tirare è Jumbo, a tirare è questa squadra gialla che non riesco a decifrare. E intanto davanti sono in 11. Speriamo vada bene, che non succeda come alla Liegi, che
che nell'ultima CUT sono stati ripresi. Tanto 5 minuti di vantaggio, abbiamo ancora 150 km, quindi per ora siamo tranquilli, abbiamo tutta la nostra squadra a disposizione, no, addirittura nei 15 bisogna finire. E il circuito però dai, è un circuito per noi, perché comunque negli ultimi 50 km circa c'è una bella salita e verso l'arrivo c'è, ci sono altre due belle salite. Speriamo bene, dai. Sarà la nostra prima vittoria questa? Non lo so, ma io ci credo e il mio personaggio anche. Almeno lo spero. Tanto teniamo la 60, dai, così almeno non spreca troppe energie. Vediamo l'inquadratura dall'alto. Tanto ovviamente stiamo simulando, questi sono i fuggitivi. E questo è il gruppo. Tanto per ora non si sta andando tanto forti. Spero che il team Jumbo sia tranquillo. Difatti abbiamo già guadagnato 2 minuti e va bene così. Mettiamo la 70 adesso che non ci troviamo dietro. E se il gruppo si spezza poi possono essere cazzi. Stiamo qua tranquilli. Meno 88 km, 86 adesso. E queste salite possono già iniziare a fare la differenza, quindi mettiamolo a 77, secondo me è il numero giusto adesso. Tanto una l'abbiamo passata, due le abbiamo passate. 3 minuti di vantaggio intanto per il gruppo di 11 al comando. Non abbiamo neanche visto chi sono gli 11 al comando, no, non riesco a vederlo. Perché non riesco a vedere? Ok, funziona. Non vedo numeri interessanti. Madsen sarà Hansen. Purtroppo i danesi, i norvegesi hanno nomi molto simili, perché Madsen è un Pistard, è uno del quartetto, quindi un corridore molto forte. Hansen anche, Hansen dovrebbe esserci, Lars Norman Hansen, no, questo è M.S, quindi non può essere lui. Marco Brenner, un altro giovane interessante, anche lui dovrebbe essere classe 2001, quindi l'anno dopo Remco. E da juniore sembrava essere un altro Remco, poi però si è perso, attualmente corre con il team Tudor. Vediamo se magari è lui che tenta l'azione. Comunque dopo questo strappetto mettiamo tutta la squadra davanti a tirare, anzi mettiamola già adesso. Perché va bene tutto, ma ragazzi, mettetevi davanti e a tutta. Non possiamo perdere così facilmente queste occasioni. Dai, Gilimberti davanti. Volla, fatica a stare anche a ruota, figurati se gli dico di andare a tirare, povero Cristo. Rinaldi. Tutti a tirare a parte Gilimberti L. Ok. L'importante è non perdere le ruote. E intanto gli 11 davanti hanno ancora 2 minuti e 40, quindi occhio, spero che esplodono, detonano nella salita, perché se no non la vedo bene. Ok, dai, per ora siamo tranquilli, siamo in 29 davanti e chi c'è davanti di me? Dai, davanti a tutta, davanti a tutta. Il gruppo si è rotto, siamo in 29. Vediamo se riusciamo a tenere chiuso. Dai, dai. 40 secondi, può essere che rimaniamo anche in 29. Io ho tutta la squadra a disposizione. Tanto tirare è Staunemitte e Agnes. Abbiamo 1 minuto e 59 dalla fuga. Tutto regolare. A tirare ora Will Barta. Adesso c'è la salita, quella interessante. Peccato che li ho tutti a tutta, quindi chi c'è dietro non tira più, perché sennò fa rientrare il gruppetto dietro. Quindi c'è Caraleggeri, Imberti, Rinaldi e voilà. Feldegar ovviamente tiri, è anche forte. Vai a 90, così fai un bel ritmo. Gerimberti non ti vedo, eccoti qua.
Un minuto, i fuggitivi. Fanno fatica a chiudere. 40 secondi, dai. 40 secondi, la gara sta facendo sempre più dura e a noi va bene così. A noi va più che bene così, a tirare la Jumbo che sta facendo un gran ritmo, sempre Igor Belletta il favorito. L'hanno fatto fortissimo questo corridore sul Pro Cycling Manager. Occhio che la fuga va. Intanto mettiamoci qua in zona. Seguiamo Tapolik. Bene, in teoria siamo tranquilli. Cerchiamo di risparmiarci e attaccare qua, proprio qua in cima, nella punta. A meno che non attacca un Jumbo. Se attacca un Jumbo, meglio iniziare a preoccuparsi. Gianimberti, comunque mettiti a 99, che magari se rientri mi dai anche una mano. Facciamo. Allora, osserviamo Belletta. Intanto in questo tratto di discesa ci stiamo ricaricando le nostre energie. Abbiamo ancora una borraccia mezza vuota, quindi proviamo a fare un rifornimento veloce visto che siamo solo in 20. No, però devo farlo io. Meglio non rimanere senza acqua. Il problema è che stiamo facendo acqua, però davanti stanno attaccando. È rischiosa. Rischiosa come cosa. Occhio a Bistrom però, E intanto davanti Orl sta guadagnando, Attenzione. Tanto siamo su questo strappetto, a noi ci interessa questo punto qua. Qua bisogna attaccare. Dobbiamo stare attenti. Sicuramente tutti vorranno attaccare, ma dobbiamo essere noi quelli a far poi la differenza. Tanto risparmiamoci. Non può tenere questo ritmo Earl ancora per tanto. E intanto tutto un su e giù, Tanto tutto un su e giù, qua ci fa vedere anche l'arrivo, perché qua c'è l'ultimo chilometro. Questo può essere proprio un arrivo adatto a noi, perché se arrivi in testa all'ultimo chilometro è dura passarti con queste curve in discesa. No, cosa sta succedendo? No, mettiti bene là. No, dai, non può essere. Dai, seguiamo lui. Team Cop. Dai, non può essere che in questo strappetto sia staccato. Dai, no. Vabbè, no, non allarmiamoci. Tiriamo un po'. Speriamo che ci danno tutti una mano. No, dai, non può. Dai, no. Va bene tutto, ma questo non mi va bene, dai. Dai che forse rientra. Ok, siamo rientrati. Il problema è che abbiamo tirato troppo, quindi mettiamoci a ruota perché abbiamo tirato troppo, i mezzi sono freschi. Male. Ultima salita, quella più interessante. Male. Niente, questo è il momento dove bisognava iniziare ad attaccare e siamo cotti. Siamo cotti, mettiamoci così a tutta, cerchiamo di non perdere. Anzi, speriamo che davanti si fermano, perché se davanti si fermano magari riusciamo a recuperare un attimo. Ok, sembra che si stanno fermando. Qua siamo nel punto dove vi dicevo che bisognava attaccare. Vediamo se qualcuno l'ha pensata come me. No, ok, speriamo che si fermano davvero. Ok, dai. Abbiamo stretto i denti e siamo rimasti davanti. Possiamo ancora magari recuperare per fare l'ultimo attacco. Possiamo ancora recuperare e siamo in lotta per la vittoria.
Siamo in lotta per la vittoria. Dai, più piano si va, meglio è qua. Stiamo dietro a Marchand. Mi sembra uno forte. Attacco di Tapulic. Jumbo sono là. Dai, dai. Eccoci, eccoci, questo è il momento clou perché si prende la discesa davanti. Sì. Dai però, dai a tutta, fratello, a tutta che c'è la discesa. No. No, adesso c'è la cotta dell'ultimo chilometro. Adesso c'è la cotta dell'ultimo chilometro, dai, 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 dai. Dai, no. Come dicevo, ultimo chilometro. Curva, curva e non si passa più nessuno. Abbiamo perso anche questa. Abbiamo perso anche questa gara. Peccato, se non si creava quel buco, secondo me avremmo avuto le energie necessarie. Intanto, altro buon sesto posto. Avremmo avuto le energie necessarie per far l'attacchino in cima alla salita e poi fare la differenza in discesa. Peccato. Peccato perché questa gara secondo me poteva essere la nostra prima vittoria finalmente. Peccato gara 1.2. Ci siamo messi dietro tanti under 23 che magari ci hanno battuto alla Liegi. Anzi, in realtà pochi perché siamo comunque arrivati quinti anche là. Ci è andata bene che dopo quel buco che si era creato siamo riusciti a rientrare nella salita, non sono andati troppo forti. E niente. Peccato, peccato. Tanto qua ci fanno scegliere. Attenzione, ci fanno scegliere. Siamo passati al SES a livello 5. Se vogliamo progredire come degli uomini da corsa a tappe, quindi migliorare montagna, media montagna, collina, cronometro, prologo, accelerazione, discesa, resistenza, grinta, oppure migliorare come velocisti. Quindi miglioriamo in pianura, prologo. Pavè, sprint, accelerazione, discesa, resistenza, grinta, recupero. E direi che è doveroso migliorare come velocisti, anche se purtroppo non miglioriamo in montagna. Abbiamo sempre un punto abilità che questa volta potremmo utilizzarlo nella tecnica. Può essere. Rete di contatti che magari un contrattino migliore ce lo fanno. Vabbè, dai, proviamo rete di contatti che magari riusciamo ad avere un bel contratto per la prossima stagione. E detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E se lo fate, siete dei grandi. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima.